Michele Sandri, sindaco del comune di Monte Oroero. Dopo 10 anni da sindaco, altri anni passati all'opposizione, ma comunque sempre impegnato nell'attività amministrativa, ha deciso di candidarsi al Consiglio regionale del Piemonte nella lista di Fratelli d'Italia. Molto serenamente dico questo, le priorità da parte mia saranno andare a cercare in primis quei progetti dormienti ormai da troppo tempo in regione di cui i sindaci aspettano, perché ci sono strade da fare, ci sono muretti da costruire e soprattutto concedetemelo, in questo momento c'è bisogno di aiutare i giovani, le piccole e le medie imprese. Perché questo? Ci sono dei giovani che hanno aperto degli agriturismi, dei ristoranti, dei bed and breakfast. È un indotto che va valorizzato, ma soprattutto sostenuto e non può essere solo sostenuto da una persona singola. Tutti insieme vogliamo un Piemonte più bello, più accogliente, quindi fondamentale sicuramente avere la TAV, l'asti cuneo, sappiamo tutti che è utilissima, ma non spetta sicuramente a un politico farla, ci sono dei concessionari, sono loro che devono andare avanti. Penso alla tangenziale di Fossano, ma in primis, e questo ci tengo veramente a dirlo da sindaco, proprio col cuore in mano, bisogna aiutare i giovani. Nelle nostre zone, dopo che sono mancati i rappresentanti locali, la voce di Langa Roero è venuta meno. Abbiamo avuto la fortuna di avere Alberto Cirio, assessore regionale, abbiamo avuto la fortuna di avere Mariano Rabino come consigliere regionale, abbiamo avuto la fortuna di avere Giovanni Negro come consigliere regionale. Oggi auspico che si faccia ancora un ragionamento di territorio, di partito, ma soprattutto di territorio. Io mi metto in prima persona a raccogliere tutte le esigenze dei comuni di Langa, del Roero, della provincia di Cuneo, chiaramente, perché se sei eletto per tutti, e farò da portavoce per chiunque abbia un'esigenza a livello regionale.